Alessandro, io ve lo dico, le nostre canzoni di oggi sono meravigliose, rimanete lì, tant'è vero che abbiamo dovuto dividere la playlist in due parti. Andiamo nel 1963, è l'8 di agosto, guardate, questa era la compilation dell'RCA e c'era un telequiz, cioè la fiera dei sogni condotto da Mai, che guardate il titolo sui giornali, la signora Lilla Ferrante va al telequiz per dimagrire, dice mi voglio pagare una cura dimagrante per avere una linea da indossatrice. Mike, buongiorno, si commuove e la chiama. Peraltro c'è anche la foto della signora Lilla, insomma, voglio dire, era rotondetta, ma niente di che. Oggi col body positive sicuramente non l'avrebbero chiamata, insomma non ci sarebbe stata questa mossa di Mike. Chi c'era in classifica alla sesta posizione? Lui, Gino Paoli, che definisce così questo brano, adesso poesia: un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà, come dovrebbe essere una vacanza, che significa allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate. Sogniamo tutti con Sapore di sale. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale. I tuffi, no, basta, basta così. Gino Paoli, sesta posizione. Quel giorno c'è apprensione in tutto il mondo per le sorti del bambino nato da Jackie Kennedy. Si chiamava Patrick Kennedy, un bambino che nasce con delle malformazioni cardiache, morirà il giorno dopo, il 9 agosto. Era il terzo genito appunto di John Kennedy e Jackie. Al quinto posto, lui, il molleggiato Adriano Celentano, in versione tanghero. A questo brano partecipavano anche i Ribelli. Grazie, prego, scusi, tornerò. Con l'orchestra Serenade spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con tasche. Prego, grazie, scusi, tornerò. Tornerà anche il nostro molleggiato che ogni tanto viene a fare delle incursioni. Quel giorno andiamo in Inghilterra, c'è stata la più grande rapina della storia appunto del Regno Unito, con una banda di rapinatori che va all'assalto del treno postale e si porta a casa 2,6 milioni di sterline in banconote. Verranno tratti diversi film da questa rapina del secolo. Quarta posizione, un inno balneare. Stiamo parlando di Piero Focaccia, che era un ex bagnino di Cesenatico che diventa cantante e ottiene successo grazie a questa canzone rifatta anche da Mina. Stessa spiaggia, stesso mare. Per tornare, per restare insieme a te, e come l'anno scorso, sul mare col pattino, vedremo gli ombrelloni, lontano, lontano, nessuno ci vedrà, vedrà, vedrà. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare, torna ancora. Quest'estate, torna ancora quest'estate. Beh, insomma, avete capito che io e Greco ci siamo trasformati in TikToker. Stessa spiaggia, stesso mare, qua. TikTok, che brutta fine. Adesso invece... anche bella fine, i dai. TikToker, dai. No, dico, TikTok, ah, io sì, e te sì, TikToker, okay. Insomma, chi ci segue, soprattutto. Una